RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo, ma che sballo! Un ospite da Ciro Rossi, sì, di Roma, sì, il nostro amico attore, regista, che ogni tanto ci propone delle cose nuove, delle cose interessantissime, sì, ed è in linea con noi. È il nostro gancio su Roma. L'abbiamo, esatto, l'abbiamo spostato il lunedì perché non solo di cinema si tratta, ma anche, per esempio, oggi di nuovo di pittura. Pronto, Ciro? Ecco. Eccoci. Ciao Renato. Ciao Ciro, come stai? Ma abbastanza bene, te come va? Noi si va tutti tranquilli, tutto a posto. Abbiamo apprezzato la tua proposta. Il signor Tamburro ci piace, ci piace. Guarda, siamo qua nel suo studio, Marco Tamburro, che è un amico e un grande artista, un grande pittore, scultore. E questa cosa che ci siamo spostati da giovedì a lunedì, bisogna metabolizzarla, perché lunedì è sempre una giornata del beep, no? Quindi, sì, no, noi siamo qui apposta per dimostrare il contrario. Esatto. A portarla in positivo. Comunque io te lo passerei direttamente, così lo conosci. Vuoi fare un cappello introduttivo oppure andiamo così? Ma guarda, io lui è un amico, nel senso che siamo qui nella zona Testaccio, Trastevere, dove io vivo, e lui ha il suo studio e quindi ci incontriamo sempre. Io guardo i suoi quadri, le sue sculture, sono molto incuriosito, appassionato. E io poi, come sai, che a parte che la regia e l'attore, vengo dalla pittura, dalla Firenze, dalla scultura, quindi sono appassionato. Certo, non è il mio lavoro, è una passione che io porto avanti, e quindi niente, con Marco ne parlavamo e ero molto felice di proporti e di riuscire a esporre questo campo, come tu sai. Quindi io te lo passerei direttamente. Va bene, così. Lasciacelo tra le mani. A più tardi. Va bene, allora. Buonasera Renato. Buonasera. Ciao Marco, benvenuto nella nostra trasmissione. Siamo io e Alessandro, pronti a saperne di più. Ciao Marco. Ciao, buonasera, grazie dell'invito e complimenti anche perché, insomma, raccontare l'arte in radio è sempre un'esperienza particolare, non, insomma, è nuova, no? È vero. È certo. Una cosa molto interessante. Infatti l'ho sposata con piacere con l'amico Ciro, perché è una cosa molto bella. E arte visiva, naturalmente, raccontarla in radio è una bella avventura, ecco perché ci piace. È vero? Perché no? Permette anche di andare avanti con la fantasia, no? Esatto. Cosa che a te non manca, devo dire, Marco, perché io ho sbirciato il tuo profilo, il tuo sito, e ci sono delle cose interessanti che poi vorrei commentare con te. Però intanto lascerei la parola a te a raccontarti un po', cioè come nasce Marco Tamburro, ecco, vero Renato? Marco, ancora... posso dire una cosa? Sei il nostro Perugino, il Perugino moderno. Magari, insomma, è ambizioso come termine, però sicuramente nato a Perugia, quello sì. Sì, ok. Nato a Perugia, diciamo, ho fatto gli studi, ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Brera, a Milano, è stata una bella esperienza, diciamo, da lì poi sono stato lo start che mi ha fatto, insomma, entrare un po' nel mondo dell'arte. Tra l'altro anche la vostra città, Torino, che è una città culturalmente molto forte. Assolutamente sì, sì, è vero, è vero. Molto forte. Tu poi hai preferito Roma, però. Preferito Roma, sì, diciamo che sai quelle scelte che poi uno fa, no? Capodmundi, scusami, insomma, Capodmundi, Roma bellissima, però sai, sull'arte contemporanea, sul contemporaneo, secondo me ha delle lacune, insomma, molta storia, prova sicuramente, se Roma è una città, dovrebbe essere più internazionale, magari potrebbe fare di più, però sicuramente è una città che quando passeggi, quando la vedi, quando esci da studio, ti dà delle emozioni diverse. È pieno di ispirazioni, lavoro, sì. Sì, quello sì, da quel punto di vista sì, e poi uno comunque, sai, va, le opere le mandi fuori, io lavoro anche su al nord, certo, all'estero, per cui chiaramente la visibilità di varie gallerie, lavoro con... Marco, tra l'altro è appena finita a Bassano del Grappa una delle tue esposizioni, giusto? Sì, quella è stata una bella... Il 3 settembre è finita. Esatto, al Museo Civico di Bassano, che era una collezione privata di un grosso collezionista, diciamo, che raccontavano una panoramica dell'arte contemporanea abbastanza dettagliata, e mi ha fatto piacere partecipare, per cui insomma quella è stata una bella mostra. Adesso sto preparando, diciamo, una mostra a New York, sto qua finendo dietro, di lavorare. qua dietro, ecco. vabbè, sai, bisogna... ma è giusto, è chiaro.
renderla un po' più internazionale. Assolutamente. In Italia, sai chi è? Che in Italia siamo bravi, siamo delle persone fantastiche, però ecco, forse dovrebbero chiudere un pochino più gli stadi, dovrebbero, capito, aprire un pochino altri orizzonti. Non toccare questi tasti. Non pretendere troppo adesso. Esatto. Però condivido molto, hai ragione. Senti, approfitto, prima che tu parta per New York, voglio tenermi una curiosità, perché io, sbirciando il tuo sito, dovete sapere, io invito gli ascoltatori ad andarlo a vedere, perché lui ha diverse opere divise per argomento, no? Tu hai fatto delle sezioni, quindi apri o chiudi, diario visionario, equilibrio precario, identità. Allora, dopo un po' che io guardavo, mi piaceva questa cosa e diventava quasi un gioco di indovinare prima il nome che tu avevi dato al dipinto, perché poi tu li apri e c'è un nome. Quando hai capito la chiave di lettura, ti viene quasi di indovinarlo e poi dici, ah, questo l'ho azzeccato, oppure no, questo l'ho sbagliato. E ce n'è uno che mi ha fregato, allora ti voglio chiedere, c'è un quadro dove c'è sul fondo scritto The End, la fine, in inglese, perfetto. Io l'ho aperto e ho detto, questa è la fine. L'ho aperto e c'era scritto l'inizio. Ma lo devi spiegare però, perché scusa. Perché così apri, chiudi. Ho capito, però come funziona? Dimmi tu. Beh sì, quello era abbastanza ironico, nel senso che la fine l'ho messa come inizio, perché uno, sai, tende sempre a pensarla positiva e a riniziare da capo, no? Diciamo, una vera e propria fine, uno si pensa sempre che non ci sia, per cui spesso le fine in generale possono essere degli start, per cui sai. Certo, è un nuovo inizio, tu dici. Si chiude una porta, si apre un portone. Esatto, poi più l'ho messo in uno schermo del cinema, per cui diciamo c'era anche un po' un'ironia doppia. Certo. Parte sempre con ottimismo, no? C'è un altro particolare, Marco, che io ho letto nel tuo profilo, che io condivido molto e volevo condividere anche con Renato. Allora, perché, come dire, è molto pregnante sul momento storico che stiamo vivendo, ovvero il rincorrere la tecnologia, il vivere freneticamente, no? Lui parla nel suo profilo, dice l'ambiente culturale, l'ambiente culturale romano, insomma, l'ha elevato a avvicinarsi a un livello artistico molto impegnato. Qui, grazie a una diversificata speculazione su uno stesso tema, Tamburo riflette profondamente sulla vita quotidiana, sulla coazione a ripetere fino a spersonalizzazione dell'essere umano che esiste ma non vive, perché è inghiottito da questo vortice di esistenza e di vita frenetica che diventa gelido e lo distacca da quello che è poi una vita reale. Ed è quello che stiamo vivendo effettivamente. Adesso c'è la frenesia di vivere tutto in modo molto veloce, no? E perdiamo magari il contatto con le cose. Assolutamente sì, purtroppo, questo è un grande problema. Io cerco di raccontare, insomma, delle mie opere, come avete visto, e devo dire anche in maniera preparata, complimenti. Cerco sempre di dargli una chiave, no? Di lettura, sì. Senza estremizzare, oddio, sai, l'arte che tu devi andare lì a cercare, cioè io ti do una chiave che è abbastanza leggibile, e poi sai, se tu la vuoi recepire, vuoi aprire quella porta, la apri. Un messaggio di quello che la società in cui viviamo, tanto è inutile nascondersi, sai, tecnologia va bene, va tutto bene, web, eccetera, per carità. Però siamo arrivati a un punto, capito, dove non c'è più una comunicazione reale. Esatto. È tutto molto esatto. Virtuale, per cui sai. Si perde il valore di alcune cose. Esatto, perché poi io ancora sono romantico, per cui ci credo e le sostengo, no? Condivido pienamente. Io concluderei, Marco, commentando, anche che voglio una parola, perché hai scelto questa frase, anche se comunque può sembrare ovvio: non tutti possono diventare grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque. Film Ratatouille, ovviamente, ma questa è una frase grossa, forte, non da topo, bella. Direi di sì, perché poi qua ci sarebbe veramente da ampliarla tanto, ma non abbiamo i tempi. Ma sai, l'artista, io credo che un artista vero, no? In realtà una persona sicura di sé, ma uno che l'arte non deve necessariamente, cioè te la racconta con umiltà sulla tela, secondo me non si deve atteggiare a grandissimo artista. Cioè l'artista vero può stare tranquillamente con persone di una grandissima semplicità, capito? Cioè condividere del quotidiano, perché spesso si perde di vista, no? Il personaggio, l'artista, si tende un po' a estremizzare, no? Questi ruoli che poi in realtà siamo tutti degli esseri umani, per cui l'umiltà nell'affrontare una vita, una società, che penso che è una cosa molto semplice. Cioè l'arte si può fare senza raccontarla troppo, si può raccontarla sulla tela e farla fruire, diciamo, alle persone che vogliono capirla. Spesso si teme, no? Ma io vedo anche, guarda, colleghi, artisti, eccetera, no? Mi capita di vedere artisti affermati di grande spessore, anche più grandi, e vedi in loro magari una serenità diversa, no? Un modo di affrontare anche la realtà in maniera più umile. Spesso magari sui giovanissimi, sai, ritrovo un riscontro, dice, cacchio, il ruolo che mi devo vestire d'artista, e questo capita anche in altre situazioni, no? Però per quello dico, l'arte si può tranquillamente fare
con una maniera molto semplice, cioè farla e basta, senza dover estremizzare poi, sai, il ruolo, no? Perché poi insomma, certo, se tu ti appeggi a un ruolo che non ti appartiene, no? Perché tu ti puoi anche vestire d'artista, ma se poi non hai numeri non la fai l'arte. Certo, ovviamente. Allora, certo, a quel punto, vuol dire scimmiottare un qualcosa, insomma, alla fine, esatto, diventa ridicolo, ecco. Ah, c'è un amico Ciro qui giustamente, no, per un progetto che stiamo portando avanti, che adesso sai, l'arte è a 360 gradi, no? Per cui diciamo scultura, adesso ci stiamo avvicinando anche a un'idea cinematografica, in un certo senso, cioè di trasmettere un po' la mia arte in un cortometraggio che è in cantiere anche con l'amico Ciro, per cui faremo. Questa era una parentesi, diciamo, e il libro anche, ci sarà un libro che sta in cantiere. Insomma, diciamo, sto cercando di raccontare anche in altri ambiti la mia follia artistica, mettiamola così. Verrai a Torino? Ma con grande piacere. Dai, vieni a trovarci, venite. Ormai faccio fare avanti e indietro Roma, Torino, Ciro, perché qualsiasi suo ospite noi lo vogliamo a Torino. A Torino organizziamo un pullman. Un meeting con tutti. Insieme, capito? È vero, Marco, conviene. Ti conviene, Ciro, è vero. Fai un pullman e fai prima, guarda. Mi ha fatto piacere perché ho visto che i commenti del lavoro che abbiamo fatto, dell'intervista con Lavinia, è piaciuto molto. No, sta andando bene. Sta avendo i suoi risultati. Ma le tecniche, gli ha detto la tecnica, perché spiega. Ma, sì, vabbè, la tecnica, ma loro hanno percepito molto, devo dire. Sai, la tecnica, vabbè. Beh sì, l'utilizzo del materiale è più vario, insomma, si spazia dall'olio, all'acrilico, alla fotografia, per cui diciamo la tecnica è mista, no? Se vogliamo definirla così. Ma guarda, cui... è tutto ben visibile davvero su marcotamburro.com. Io invito davvero ad andare a visitare perché è carino, e fare questo tipo. Quando giochino... è che vai a New York? Guarda, è prevista gennaio del 2018. Allora ascolta, facciamo così. Non so se Lavinia sarà il prossimo lunedì, questo lo chiedo a Ciro, perché avevamo con lei un altro appuntamento, ma se tu sarai disponibile o lunedì prossimo o fra due lunedì facciamo ancora un appuntamento con te, così approfondiamo sulla tecnica e approfondiamo sui tuoi lavori, che davvero marcotamburro.com, potete andare a vedere il sito, veramente molto molto belli. Poi se siete così fortunati dall'andare a vedere le sue esposizioni, sicuramente potrete godere del suo lavoro, perché è molto molto bello. Ringrazio tantissimo, e non, anzi sarà solo che un piacere, perché veramente per radio è la prima volta che racconto la mia arte, devo dire mi ha entusiasmato. Ci vuole un po' più di tempo, perché ovviamente la gente non vede, ma è lì viene fuori la nostra capacità di narratori. Renato, dimmi Ciro. Noi dovremmo passare da 20 minuti, quant'è? 25 minuti, prima o poi passare a 40, un'ora. Sì, ma Ciro, il problema mio, io lo farei più volentieri, il mio problema è che dovrei mandare una canzone ogni tanto, per cui se tu mi garantisci che il nostro artista potrà farlo, nelle puntate a venire faremo delle piccole pausa musica e poi riprendiamo telefonicamente, per carità, si può fare. Lo facciamo. Va bene, poi dal prossimo lunedì comunque teniamo conto, anche tu magari avvisi l'artista, se l'artista può lo facciamo, va bene? Ok. Grazie a Marco Tamburro, grazie a Ciro Rossi che ovviamente ciao, è il nostro grazie. Punto di riferimento a Roma. Ciao ragazzi. Ciao. RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo. Ma che sballo!